dottor Franco Vaira, oggi nelle relazioni che avete presentato, dalle relazioni della dottoressa Baldi e della dottoressa Colonna, è emerso il solito messaggio del tutto va bene, madama la marchesa, no? Il solito messaggio un po' consolatorio dello state tranquilli che è tutto a posto, i casi di tumore sono all'interno della media nazionale. I dati sull'inquinamento sono al di sotto dei valori soglia, però lei ha sottolineato che in quella relazione c'era anche un dato allarmante, che era quello delle leucemie. Sì, io credo che intanto vorrei dire una cosa, che questa iniziativa è stata molto importante, di questa associazione di volontariato. In realtà queste iniziative dovrebbero fare le istituzioni e farle anche spesso, mettere insieme gli studiosi, quelli che hanno i dati, discutere sui dati, e i dati vanno pubblicati e vanno interpretati e discussi. La cosa che emerge è una cosa che noi sapevamo, e cioè il fatto che in assoluto silenzio dal 2006 ad oggi è risaputo che La Spezia ha il record ligure di leucemie e di linfomi, addirittura un tasso di frequenza, di incidenza di queste malattie il doppio di quello della realtà genovese, Che è già che è inquinata. già una realtà decisamente inquinata. Ecco, questo dato doveva fare riflettere, doveva sollecitare una discussione tra le istituzioni, tra gli scienziati, eccetera. Invece purtroppo è passato in assoluto silenzio, quindi io ho aderito volentieri a questa iniziativa perché mi sembra il caso invece di parlare. Ecco, lei fa l'oncologo, quindi lo vive anche giorno per giorno questo fenomeno. Cioè, i casi di tumore sono frequenti a Spezia, Beh, noi abbiamo la sensazione che i tumori siano in lieve ma costante incremento, e questo è un dato, diciamo, nazionale, poi con alcune differenziazioni. Ce ne sono alcuni che diminuiscono perché modificano gli stili di vita. Basti pensare agli uomini che oggi fumano meno del passato, e quindi diminuisce magari l'incidenza delle neoplasie, tumore polmone, fumo correlate, ma ce ne sono altri in aumento. Anche nei giovani a Spezia. Anche nei giovani. Però il dato di fatto, secondo me, preoccupante, è che a fronte di questo grosso impegno per gli ospedali, eccetera, di accogliere comunque tutta questa valanga di malati, poi non ci sia quasi nessuno che ragiona su come fare a prevenire questo problema. E questo, ripeto, dovrebbe essere compito delle istituzioni. È una lodevole iniziativa che siano le associazioni di volontariato a Ma promuovere lo da ora le dovrebbero fare conferenze, altri. ma insomma altri le dovrebbero fare. Ecco, un altro fenomeno che lei ha sottolineato nella sua relazione è quello della combustione, cioè il bruciare, bruciare, bruciare. Qui a Spezia ne sappiamo qualcosa perché abbiamo la centrale Eugenio Montale. Quanto incide quella centrale sulla salute degli spezzini? Beh, io qua devo dire che è intervenuta la direttrice dell'ARPA, che ha portato anche lei dei dati che forse anche questi sono stati poco analizzati. Cioè, se si fa un'analisi diffusiometrica degli inquinanti intorno alla centrale, si vede che paradossalmente l'inquinamento è maggiore all'esterno. Ma questo non significa che non sia colpa della centrale. Significa che ovviamente per la situazione geografica e climatica particolare di Spezia, che è esposta ai venti di mare, eccetera, evidentemente c'è una diffusione. Uno dei dati che emerge è che i dati di inquinamento sono maggiori addirittura nell'area sarzanese. Eppure mi pare che non è che le istituzioni sarzanesi, gli abitanti, eccetera, siano molto preoccupati da questo dato. Io credo che i dati, come scienziati, come medici, come istituzioni, abbiamo il dovere di diffondere, di analizzare senza fare terrorismo, però insomma porci delle domande. E quanto ha inciso il fatto che una seria indagine epidemiologica non sia mai stata fatta qui a Incide Spezia? molto. Il dato di fatto è che purtroppo si fanno tante indagini, a volte anche un po' inutili, ma non si avvia un'indagine epidemiologica, che non è certo un'indagine di alto costo. Si prendono un po' di medici, un po' di informatici, un po' di operatori che raccolgono i dati, si mette insieme un'analisi seria. Ma l'aspetto preoccupante, che è stato sottolineato in conferenza, non da me ma da altri relatori, è che quando è stata data l'autorizzazione per l'avvio della centrale elettrica dell'Eni, ma anche quando è stata data l'autorizzazione per il rinnovo della convenzione, non è stato dato sulla base di dati, è stato dato sulla base di una decisione esclusivamente politica. E la stessa cosa era successa in passato con il gassificatore di Panigaglia, la stessa cosa rischia di succedere se domani decidono, che ne so, di trasformare l'Enel in una centrale di incenerimento dei rifiuti.
Io dico, può andare bene tutto, ma prima facciamo delle analisi e cerchiamo di capire se questi possono essere gli elementi di pericolo per la nostra comunità.